fatto, che avrei fatto una conversazione con me. Ma è niente, insomma. Anche se è romantico parlare un male, insomma. Facciamo queste conversazioni peripatetiche. Spero che siano le ultime. E ne facciamo altre, magari seduti in un posto meno romantico, ma più tranquillo forse. No? Più raccolto. No. Visto che siamo qua, utilizziamo anche questa occasione. Vi ricordate che ci siamo lasciati l'ultima volta, ci lasciamo da Volantina, mi pare, no? Sì. E avevamo commentato il terremoto, vi ricordate? L'11 gennaio. Allora io pensavo che col terremoto avremmo finito tutto. Dico, beh, il terremoto non se ne parla più. Invece qualche amico è venuto ancora una volta ad incalzarmi. Sebbene io mi sottragga totalmente a queste cose, ripeto, non mi costa molto, anzi mi fa piacere per l'aspetto, perché posso essere utile. D'altra parte no, perché io, come ho detto altre volte, non amo esibirmi. Dici, ma come? Sì, una volta mi esibivo molto nel passato e mi è bastato, per la verità. Quindi se rinascesse sicuramente non mi esibirei in quella sede, sicuramente no. Anche perché, sinceramente, dopo tanti anni di esibizione, poi uno si aspetterebbe qualche risultato migliore. Comunque, la domanda ovvia è, ma dopo il terremoto del gennaio del 1693, che successe? Che fecero i nostri antenati? Perché evidentemente queste conversazioni hanno un senso se noi diamo una logica, una dimensione storica, dipende dal tempo, no? Questa domanda, che sembra una cosa ovvia, invece pone un passaggio fondamentale nella nostra storia locale. Abbiamo detto altre volte che il terremoto del 1693 nella vita della nostra comunità fu sicuramente, se non il più importante, uno dei più importanti avvenimenti della nostra storia locale. Sicuramente. Io assieme a questo metto, non lo so, fate voi, i bombardamenti della Seconda Guerra Mondiale. Il 1398, per quella magari se volete parleremo un'altra volta, in quell'anno Avola venne infeudata, venne assegnata ad un signore, dimensione che durò dalla fine del 300 fino all'inizio dell'800, quando venne abolita la feudalità. Quindi sostanzialmente fu l'avvenimento del 1398 è un fatto fondamentale, perché questo ci spiega la differenza fra noi e Noto. La differenza fra Avola e Noto non nasce che lì c'erano i nobili e qui c'erano, non è vero, nasce da un fatto politico preciso, perché non dobbiamo mai dimenticarlo. Dietro c'è sempre la politica. Ci sono i grandi e piccoli interessi degli uomini. E lo stato amministrativo, diciamo. Certo, perché il fatto che Avola fosse una città baronale, cioè venne assegnata ad un barone, che era un Aragona, questo comportò tutta una serie di cose. La più importante, così lo dico in senso generale, che Avola dipendeva, era proprietà di un signore, il quale aveva ed esercitava tanti diritti. Quindi gli aulesi erano dei vassalli, cioè dipendevano, erano di proprietà di un signore che si chiamava Aragona, e nel 1698 il re del tempo del Parlamento di Siracusa decisero che Avola doveva essere assegnata a questo barone, il quale barone esercitava, ripeto, dei diritti importanti, per esempio un bar. Allora il bar non si poteva aprire, perché questo diritto l'aveva il signor proprietario, il barone, il quale aveva il diritto di aprire una bottega,
di gestire tante cose, per esempio la scannaria, quello che noi chiamiamo la scannaria. No, questo era un diritto, dopo il 1398, che ha il Signore di Aula. Non ce l'hanno i cittadini non possono aprire una scannaria, non possono macellare. Tutto questo lo fa il Signore, il proprietario, il Signore di Aula, il quale lo fa o direttamente lui con i suoi uomini, o lo fa o lo dà in gabella. Ma il cittadino singolo che vuole aprire una macelleria non lo può fare. Dico, uno dei tanti, capite benissimo che tutto questo rende la città, dopo il 1398, alle dipendenze di questo signore. Invece Noto non è così, siccome Noto è una città demaniale. Quindi la gente a Noto si governa da sé. Non so se è chiaro, io lo sto riassumendo per capirci. Quindi a Noto la gente si governa da sé. Invece Nava, i cittadini dipendono dal signor Barone, il quale, essendo il proprietario, gestisce tutto quello che vuole, gestisce lui, io lo sto banalizzando. Diciamo che io... c'erano dei feudi a Noto, no? Dove si agiva nello stesso modo. Non è problema di feudi, ma il problema è, ho fatto un esempio banalissimo, mentre ad Avola per aprire allora una macelleria non era possibile, perché questo diritto, ripeto, l'aveva il barone, invece no, era possibile, perché questi diritti venivano regolati da quello che noi oggi chiameremo comune, dal comune. Ad Avola c'erano nel comune, sì, abbiamo chiamato università, per ricordarsi, però questa università aveva delle competenze precise, limitate. La stragrande maggioranza delle funzioni politiche, economiche e dell'esercizio dei diritti era in mano al barone. Questo è un avvenimento importantissimo che, se volete, svilupperemo un'altra volta con una conversazione ad hoc, perché è di enorme importanza. Ritornando a noi, quindi il terremoto, abbiamo detto, del 1693 è un fatto epocale, perché non fosse altro, determina lo spostamento della città da sopra in pianura. Questo, capite benissimo che anche questo è un voto fondamentale, che addirittura sconvolge, cioè gente alla quale lascia il silo dove ho abitato per secoli e scende qua sotto. Tutto questo determina sul piano antropologico, sul piano sociale, sul piano dell'abitudine, determinò un grandissimo cambiamento, chiaro. Ma il cambiamento fu anche di altro genere. La gente dopo il terremoto rimase ovviamente sbandata, come scritto con tutti i terremoti. Certo. Pensate, un terremoto del genere che distrugge una città, che vede morire centinaia di persone, abbiamo detto l'altra volta, secondo alcune fonti. Lo può prendere un te lei? No, grazie.